Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video. L'attesissimo rilascio di Dragon's Dogma 2 è ormai prossimo e la curiosità degli appassionati a Risen cresce sempre di più. Per cui ho deciso di realizzare questo video di domande e risposte per cercare di sedare tutti i dubbi che sono maturati in questi giorni a proposito dell'imminente rilascio di Dragon's Dogma 2. Ma andiamo per gradi e cominciamo dalla prima domanda. Dragon's Dogma 2 è meglio su PC o è meglio su console? Tra le domande che risaltano in rete spicca l'interesse riguardo alla possibilità di raggiungere i 60 fotogrammi al secondo su console. Itsuno ha confermato che Dragon's Dogma 2 mira una performance e frame rate sbloccato di circa 30 fps o più su console, mentre per il PC il frame rate sarà determinato dalle specifiche di ogni macchina. Che, detto così, ragazzi, è un'affermazione che trova il tempo che trova, però se fate riferimento ai requisiti consigliati sulla pagina di Steam, per esempio, potreste avere un quadro chiaro se effettivamente il vostro PC può reggere Dragon's Dogma 2. L'unica cosa che mi perplime un po' è l'impossibilità di aver potuto mettere le mani su una demo giocabile per verificare l'effettiva stabilità del gioco, anche appunto attraverso il frame rate su PC e magari anche su console. Incrociamo le dita. C'è un solo slot di salvataggio, quindi? Sì, esatto, Dragon's Dogma 2 offre un solo slot di salvataggio, limitando il giocatore ad un unico personaggio principale e una pedina principale. Nonostante la possibilità di apportare modifiche all'aspetto e alle caratteristiche di questi personaggi durante il gioco, la scelta iniziale della razza del personaggio principale rimarrà immutata. Quindi, ragazzi, avremo solamente uno slot. E sì, risulta un po' strano, però Capcom ha deciso così. L'ambiente di gioco sarà grande e dispersivo? Itsuno ha sottolineato l'importanza della densità della mappa, cercando di creare luoghi che catturino l'attenzione del giocatore, spazi in cui l'obiettivo è visibile ma senza un percorso lineare evidente. L'idea è di stimolare l'entusiasmo del giocatore, facendogli chiedere come raggiungerà la destinazione. Itsuno ha spiegato che, per rendere l'esplorazione ancora più coinvolgente, sono stati creati percorsi multipli e punti di enfasi lungo il percorso, offrendo così molteplici opzioni al giocatore. E questo approccio assicura esperienze diverse anche quando si visita più volte lo stesso luogo. Un ulteriore elemento enfatizzato è la varietà nell'apparizione dei nemici in una specifica posizione, assicurando un valore costante durante le visite ripetute. Ma ora veniamo a una domanda cruciale. Ci sarà mai un New Game Plus? Itsuno ha mantenuto il mistero per preservare l'esperienza di gioco, invitando i giocatori ad attendere con ansia la scoperta delle sorprese che l'endgame riserverà. Praticamente una domanda senza risposta al momento, ma ho come l'impressione che tutto sommato l'endgame sarà presente. Ma questa è una mia considerazione, quindi non prendetela per una certezza, mi raccomando. Con quale vocazione è meglio cominciare? Il direttore di Dragon's Dogma 2, nel condividere le sue preferenze sulle vocazioni nel gioco, ha inizialmente prediletto il mago, ma recentemente ha trovato un'esperienza appagante nel ruolo del guerriero. La sua inclinazione per la pratica del multicasting, che consente a diversi personaggi di invocare la magia simultaneamente, è emersa come un elemento distintivo del suo approccio al gioco. Itsuno ha notato che questa abilità può essere esercitata sia come il mago che con il guerriero, amplificando l'efficacia dei sortilegi quando vengono rilasciati in sincronia. Tuttavia, ha consapevolmente evidenziato le sfide che possono sorgere quando si compone un gruppo interamente composto da maghi, rendendo la cura un'impresa impegnativa. Il suo interesse per la combinazione di un guerriero e mago nel gruppo è emerso come una strategia divertente ed entusiasmante. Itsuno ha sottolineato che, pur essendo questa formazione efficace contro i boss, presenta delle vulnerabilità contro gli attacchi di lupi e hobgoblin. Questa scelta di approccio rispecchia una tattica bilanciata tra abilità offensive e curative, adattandosi alle varie sfide che il mondo dinamico di Dragon's Dogma 2 offre. In breve, ragazzi, se questa è la vostra prima esperienza di gioco con Dragon's Dogma 2, come prima playthrough vi consiglio caldamente il guerriero, più che altro perché è adatto al combattimento, resiste molto bene ai danni ed è più indicato per le fasi esplorative del gioco. Quindi lasciate per il momento perdere magari il mago, il ranger o il rogue. Quelli teneteli buoni magari per una seconda run o eventualmente quando vi sentirete pronti per poterli adoperare.
Ma a proposito di classi, arriviamo a un'altra domanda cruciale, ovvero ci saranno altre classi nel gioco? Attualmente sono stati annunciati 10 ruoli vocazioni in Dragon's Dogma 2 e al momento non ci sono piani per introdurne ulteriori. Ci sarà ampia scelta per gli equipaggiamenti? Il sistema delle armature è stato sottoposto a mirate modifiche, volte a semplificarlo con l'obiettivo di offrire una varietà visiva più ampia nelle scelte degli utenti. L'intento principale era evitare la tendenza di tutti gli utenti a optare costantemente per lo stesso equip, introducendo maggiore diversità e semplificando il sistema complessivo. Invece di suddividere l'equipaggiamento tra strati interni e interni, sono state apportate distinzioni tra la parte superiore e inferiore del corpo, includendo inoltre elmi e mantelli. Pur essendoci alcuni set predefiniti, si è fatto uno sforzo cosciente per impedire che, a livelli più elevati, gli utenti finissero per seguire tutti la stessa strada, promuovendo così una varietà più ampia. Il gioco sarà cooperativo? Sì, ma non nella maniera che state pensando voi. Il nuovo Dragon's Dogma offrirà una forma di collaborazione in diretta tra giocatori, consentendo interazioni come il high five tra le pedine degli altri utenti. Le caratteristiche dei giocatori influiranno sulle caratteristiche delle pedine, contribuendo a creare una sensazione di collaborazione dinamica. Inoltre, per incentivare una maggiore varietà nell'esperienza di gioco, è stata introdotta la possibilità di personalizzare le pedine con specialità e caratteristiche uniche, come la capacità di raccogliere gli oggetti. Il gioco sarà perennemente online, richiederà una connessione costante e soprattutto ci saranno microtransazioni? Dal punto di vista dell'accessibilità, il gioco può essere goduto anche offline, ma per assumere le pedine di altri giocatori sarà necessaria una connessione internet. Le microtransazioni sono presenti sotto forma del DLC A Boon for Adventurers, incluso nella Deluxe Edition e disponibile anche separatamente al lancio del gioco. Questo pacchetto include elementi come cristalli Rift, pietre del risveglio, offrendo opzioni aggiuntive ai giocatori. E ora ragazzi, veniamo a un'altra domanda cruciale. Il gioco sarà alla portata di tutti o sarà riservato solo una piccola nicchia di giocatori? Non necessariamente, o meglio, mentre Dragon's Dogma 2 cerca di offrire un'esperienza di gioco più coinvolgente e bilanciata, la sua maggiore difficoltà potrebbe non essere adatta a tutti i giocatori. La sfida intensificata e gli aspetti di gioco di ruolo più profondi potrebbero essere più apprezzati da coloro che cercano una sfida più impegnativa e una narrativa più coinvolgente. Tuttavia, la diversità dei gusti dei giocatori significa che ciò che può essere apprezzato da alcuni potrebbe non essere altrettanto attraente per altri. La decisione di considerare Dragon's Dogma 2 come un gioco adatto a tutti dipenderà dalle preferenze individuali dei giocatori in termini di difficoltà e profondità narrativa. Quindi ragazzi, in conclusione, se siete ancora un po' dubbiosi su se acquistare Dragon's Dogma 2 o meno, vi dico una cosa. Non abbiate fretta, non lasciatevi trascinare dall'hype, aspettate magari qualche giorno dopo la release, così avrete anche l'opportunità magari di leggere qualche review da parte di qualche utente, per esempio su Steam, oppure magari qualche rivista specializzata online che si occuperà magari di una recensione più approfondita post lancio. Ricordatevi ragazzi che cosa è successo per esempio con Cyberpunk, con Fallout 76 e con il recentissimo Starfield. Ricordatevi questo, non lasciatevi tradire dall'hype, ponderate le vostre scelte, fate le vostre valutazioni e poi decidete se acquistare o meno il gioco. E con questo ragazzi il video di oggi finisce qui, spero di essere stato particolarmente esaustivo nel rispondere alle domande più frequenti che ho trovato in rete. Come sempre vi ringrazio per la visione, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!